Thank you.
Buonasera, siamo in diretta dal Palazzoli di Battipaglia. Tra circa 30 secondi inizierà la prima giornata del campionato di Serie A2 femminile tra l'Omex Givova a Battipaglia, la Blu Lizard Capri, derby alla prima giornata, la neopromossa Capri contro la retrocessa a Battipaglia. Sarà con me, mi aiuterà in questa telecronaca il russo di Pietro TV. Buonasera Pietro, benvenuto a Battipaglia. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Pietro, parliamo già di cosa di questa partita, raccontaci un po', visto la tua conoscenza, ma ti vai le carte. Sono due realtà totalmente diverse, la Spagna da anni punta su Genova, con questo ha fatto la sua partita, adesso punta con la situazione, il primo discipolo 1, Capri invece ha fatto un'esperienza. L'esperienza delle argentine, l'esperienza di Dacic, c'ha qualche giovane che è interessante, però diciamo che sono cose che sono molto. Il quintetto di Capri è già in campo, vediamo con la numero 4 Rios, con la numero 5 Bolenzi, la 25 Dacic. Appena riusciamo a leggere le altre due, vi daremo la numero 14. No, non è la 14. Abbiamo la testa di Bolenzi davanti, non riusciamo a vedere le altre due. Battipaglia entra con, vediamo subito, Cotolicchio il capitano, con il numero 9, il numero 8 Alice Muntiani, il numero 5 Sara Seca, il numero 15 Gioma John e il numero 14 Emma Coffao. Ci arriva l'attimo dalla regia, il numero 11 Maggi e l'ultima, non la vediamo, davanti alla ragazza. E la numero 17 Manfred, abbiamo il quintetto definitivo di Capri, la regia ci ha aiutato, la prima palla è per Battipaglia, visto che la Dacic è riuscita a toccare la palla di inizio quarto, alla rimessa per Battipaglia, non abbiamo detto i due coach, per Capri, Balbo, per Battipaglia, coach Vasilis Maslarinos, anche se vediamo in piedi oggi Federica Di Pace, gli arbitri dell'incontro, lo arbitro della signora Federica Servito di Termoli, il secondo arbitro della signora Lucia Bernardo di Aprilia, e la Battipaglia che ha la palla in mano, con il compao, il tentativo di servire, Giorgio, prende la palla, Battipaglia, corre Capri. Capri corre, si ferma un attimo, pensare troppo, l'errore. Interessante Bovenzi della... subito in campo, coach Palmo la messa subito in campo, quindi vuol dire che comunque in una realtà come Capri la Bovenzi è una ragazzina che vale, sì. A prescindere è la prima esperienza in A2, però ma è giusto farle giocare quando una giocatrice vale, è giusto farle giocare. Quasi tutti i nostri hanno il giocatore, e a te sembrano lontanissimi i giocatori, ma tutto sommato sono di esatto, quindi si muove già il punteggio, la Ciccia ha una linea per la carità, realizza il primo e realizza anche il secondo, con molta fortuna, 2-0-4. 0-2. Ricordiamo che siamo in diretta sulla pagina Facebook della Polisportiva Battipagliese. Attacca la Cotolicchio e c'è il palco. La Ciccia chiede l'impressione di farsi, dice la signora Servito, chiama il fallo di Bovenzi, primo fallo per Bovenzi, sarà rimessa per Battipaglia, non saranno tiri liberi. Certo che Battipaglia ha di fronte una Dacic grossa maestosa, come si può fare penetrando l'area non essere fermato? Si può fare benissimo, perché nel 2014 Giovanni nel tentativo di andare sotto, ma sbaglia, sicuramente dovrà provare ad aprire
tiri da tre, vediamo se le ragazze di coach Maslani lasciano il tiro stavolta, diciamo, è corto, palla recuperata ancora da Dacic, correre stavolta è la numero 11 Maggi, attacca Rios, poggia il tabellone, 4-0 Capri, 8 minuti e 5 termine più. Una vita, però è chiaro che se Battipaglia non chiude, vanno a nozze, non faccio di loro. Loro soffrono la velocità, però se vediamo se qualche vita, Battipaglia deve capire questo, sfruttare la giornata. Sarà penalizzato poi le percentuali, però se tu le fai due, forse. Qualcosa in aria, diciamo anche a fare di più, fallo era di Manfredi. Sì. Pure che è un ex Patti, come Boccalato. Patti è una delle favorite, diciamo, al raggiungimento dei playoff. Intanto Rios realizza il 6-0, massimo vantaggio per la Blue Lizard Capri. Stavo dicendo, Patti che è una delle candidate ad arrivare ai playoff, il tiro sbagliato di Coppao, il rimbalzo di Seca, stoppato ancora da Dacic, e sono tre, se non sbagliamo, il fallo adesso di Coppao sulla Maggi, nota a margine. Battipaglia ha iniziato come ieri con la Serie B contro Benevento ha perso 59-56, la notizia che stiamo dando. Avendo una partenza di primo quarto 9-0 Benevento, qui ci siamo quasi, due liberi per Maggi. Io dicevo che saggi dall'Italia, in questo caso è il addetto staff di Savona. Maggi realizza i due tiri liberi, 8-0 per Capri, 7-10 alla fine del primo quarto. Coppao serve Fotolicchio per Montiani, guarda il canestro, aspetta l'uscita di Coppao, però Maggi gli si pare davanti, Montiani non viene, non sa cosa fare. Fotolicchio, attacca Fotolicchio, lo scarico per Maggi, extra pass per Seta, ancora un tiro sbagliato, palla a rimbalzo, corre Capri e qui perde palla Maggi. 0-8, questo è il punteggio, 6-44, primo timeout. Timeout in casa Battipaglia. Timeout in casa Battipaglia. Allora Pietro, sulla panzeria, io mi diverto con gli ospiti che ho di solito nel commento tecnico a divertirmi. Battipaglia 8-0, cosa dice coach Di Pace in questo caso alle proprie ragazze? Io fossi Di Pace direi di aumentare il ritmo agonistico, mettere in difficoltà le giocatrici avversarie che chiaramente sono molto più esperte, possono, se giocassi in gioco ragionato, però magari non si può fare il terzo periodo, riesce a incassare il sicuro esperto adesso. Montiani aspetta l'uscita di Popovicchio che arriva attaccata da Bovensi, lo scarico per Montiani che non guarda il canestro, ancora Popovicchio, 8 secondi, la tripla sbagliata, il rimbalzo è di Maggi, corre al numero 11 Seca, commette fallo, dovrebbe essere il terzo fallo di squadra per Battipaglia, il primo per Sara Seca. Così è. Sarà rimessa per Capri, seguita da Lacic, che sempre nuovamente la Maggi, aspetta Rios, invece attacca Maggi, serve adesso la Lacic, il blocco è la sua posizione, la mano dolce della Dacic, 10-0, massimo vantaggio Capri che
che aumenta. Il rimbalzo toccato da Dolenzi, sarà rimessa in attacco per Battipaglia, 14 secondi, 24, 5.50 per il primo rimbalzo. Sega, serve Coppao che attacca Magic, grazie al blocco di John, ma c'è blocco irregolare. Potrebbe essere questo il secondo fallo per il centro di Battipaglia. Ma il quarto di squadra. Ma il quarto di squadra, ma il primo di John. Aumenta la pressione per Battipaglia, tutto campo, però si è distratta la squadra di Coscia di Pace in questo caso. Attacca Povetti, si ferma la palla per Maggi che fa la finta su. Battipaglia si distrae perché la Dacic molto incredibilmente sbaglia. È il movimento, non è pensata. Ora ci muove. Però la Dacic si inventa un assist dietro la schiena meravigliosa. È purtroppo è troppo basso per la Rios che non riesce a tenere la palla in campo. Sbaglia, recupera palla. Coppao. Ferma il tiro di Coppao. Corre Manfred, riesce a toccare la montagna, per Cotolicchio, Coppao, la tripla della giocatrice ex Venezia, e ancora Dacic da dietro, forse qui poteva esserci anche fallo, stop al gioco, contropiede, 12-0. L'azione ha destabilizzato la squadra. 0-12, che non è il previsto, ma è il risultato di attuale magari. Battipaglia non riesce a trovare il canestro né da vicino né da lontano, e questo può solamente mettere in difficoltà le ragazze di Coach Rossini. Abbiamo Giova Giorgio, ci dice Giova, ma quanti voglia di fare fuori, non è tanto suo merito quanto di Villa da Nuova. Esatto, l'assist di Montiani, meraviglioso, la palla di Mamma Fede, Dacic si ferma, sbaglia, dorme Montiani, lo recupera Maggi, Montiani fa fallo e Maggi avrà solo due liberi. Infatti esce Alice Montiani, due cambi per Battipaglia, fuori Montiani e Coppao, dentro Susca e Roberta Feuri. Il giro del 2004-2005 sta iniziando anche per Battipaglia. Liberi per Maggi, intanto infatti Feuri è classe 2005, che si occuperà di portare palla, sarà lei la playmaker in questo momento. Tanto buono il primo per Maggi. Secondo, nuovamente più 12 Battipaglia. Seca. Blocco di Susca, ma Rios stava per portare la palla a Seca. Stacca Seca, si deve fermare perché si trova davanti la Dacic. Serve Susca, fuori per Roberta Ferri, ma inizia adesso a costruire il suo gioco. Cotolicchio contro Povetti, si ferma, sbaglia, la palla toccata da Maggi, ritornerà 14 secondi, come rimessa Battipaglia. Visto bene qui la signora Servillo. Leoni, si mette bene a Cotolicchio, attacca Cotolicchio, quindi sbaglia il rigore in movimento, come dicevi, forse gli è mancato anche l'appoggio sul piede, c'è il fallo di Seca, due liberi per Bovenzi. Seca dovrebbe essere il secondo di Sara Seca, infatti dovrebbe uscire il secondo di Sara Seca, entra in campo Maristella De Feo per Battipaglia, due liberi per Bovenzi che possono valere il massimo vantaggio nuovo. Con tanta fortuna Bovenzi riesce a realizzare il primo e con la stessa fortuna realizza il secondo, 16-2. Cotolicchio per John, ancora prova la quadra Battipaglia.
Chivaglia con questo assist, alto passo tra Fotolicchio e Giovanni. Chivaglia alza il pressing, palla nelle mani di Bovenzi, lei a Farfana, serve da gira e susta alla vista di toccare la palla, ma Chivaglia recupera. 3 minuti al termine del primo quarto. 3 minuti al termine del primo quarto, 16 a 4. Cercare di recuperare, c'è questa chiacchierata tra Servillo e Bernardo, la palla rimane di Battipaglia, sarà Marisella De Feo a rimetterla in gioco per Roberta Feoli. Susca, attaccata da Manfre, serve Pocoricchio, ferma ancora a quota 0, il tiro è ancora... Ecco qui, Battipaglia con un po' di fortuna realizza la tripla del meno 9. Acic sta a rischio di perdere palla, Battipaglia ha aumentato il pressing. Dios contro Fotolicchio, 15 secondi. Battipaglia si è messa a zona 2-3, ancora il rischio di perdere palla proprio la Acic, che è quella che ha le mani migliori, quasi le mani quasi da playmaker. La Acic taglia la numero 25, Feoli arresto e tiro, 16-9, Battipaglia sembra essere entrata finalmente in partita. 2 al termine del primo quarto. Caro Pietro, stiamo assistendo alla stessa partita che c'è stata a Campobasso, nel torneo di Campobasso, la grande Battipaglia, con Capri che ha quasi dominato il primo quarto. Al termine del primo quarto, caro Pietro, adesso sembra ci sia una partita. Sì, si è svegliata Battipaglia, finalmente fa un po' di press, scorricchia un po' di più e le altre subiscono, perché quella velocità di Capri è questa, non cambia. Deve solo aggiustare un po' il tiro e soprattutto devono prendere coraggio e questa panchina, perché questa è la prima giornata di campionato per tutti, ancora di più per queste squadre. Vediamo che per Feoli è l'esordio assoluto, mentre le altre, Fotolicchio e Giovane, l'anno scorso hanno disputato il campionato di A1, per Roberta Feoli e per alcune che sono ancora in panchina sarà l'esordio assoluto se entreranno in campo. 16-11, si riprende, ma con Capri che rimetterà la palla in gioco, esce il capitano Fotolicchio, entra Jessica Milani, esordio anche per lei, Capri arriva facilmente stavolta al canestro, però sbaglia incredibilmente Rios, la palla arriva a Roberta Feoli, Jessica Milani prende palla, serve Maristella De Feola, tripla sbagliata, il rimbalzo però è di Susca, si lotta ancora, c'è il fallo di Rios probabilmente. Forse ce lo diranno gli altri. Sì. No, il fallo di Rios, dovrebbe essere il primo di Rios, Capri ancora non è in bonus, rimessa per Battipaglia, ancora De Feo, guarda un attimo il canestro, poi non tira, serve Roberta Feoli che decide di penetrare, lo scarico per Giamagian che sbaglia, la palla ancora a Susca, Feoli la tripla sbagliata, qui forse Feoli dovrà ragionare un po' di più a un minuto dalla fine. Gioventù. Un minuto al termine del primo quarto, 11 Battipaglia, 16 Capri. Attacca Capri con Manfrey, il tiro realizzato, coach Falbo dice allarga le braccia e dice finalmente
abbiamo ripreso a fare canestro. Feoli, serve Susca, attaccata da Manfre. Sì, Manfre l'aspetta, poi Susca commette in pressione di passo. Qui è stata brava forse Manfrea a non attaccarlo, ad aspettare il primo movimento della numero 17 in maglia blu-arancio. L'esperienza è esperienza, se dico Manfrea. C'è di campionato sulle spalle, quindi. È proprio la Manfrea che decide palla, serve fuori Maggi, Rios decide di attaccare Milani, lo scarico ancora per Manfrea. Ho 10 secondi per chiudere l'azione, la tripla di Provento, di Provenzi, ma Battipaglia è messa male difensivamente parlando. Capri recupera nuovamente palla, la Dacic realizza, parzialino di 4-0. Mattarella di Dacic, lo stimolo l'angolo del pitturato. Qui Battipaglia ha commesso un'enorme ingenuità, perché mancavano 12 secondi alla fine del quarto, le ragazze di Battipaglia non hanno rimesso velocemente la palla in gioco, sa di fatto che a 3 secondi dalla fine Feoli ha dovuto tirare quasi da casa sua la tripla. Finisce comunque il primo quarto, 20 Capri, 11 Battipaglia. A te per le parole della fine primo quarto, Pietro. Diciamo, era come mi aspettavo, qui più o meno ci siamo, adesso bisogna capire adesso l'agonismo di Battipaglia quanto frutterà rispetto all'esperienza di Capri e poi anche nelle altre partite più o meno ci siamo come risultati. Qualche sorpresa magari ne ho uno dove c'è Lucca che sta dando filo da torce a Venezia, però. Beh, questi sono i risultati che ci fanno piacere per vedere una piccola che riesce a contrastare una grande. Il risultato era 60 pari quando l'abbiamo visto prima, adesso non lo so, però lo già che all'inizio del quarto quarto sta 60 pari con Venezia a casa di Venezia, è tutto dire. Come lo scopriremo, sì, noi man mano vi aggiorneremo sui risultati di Serie A2 del girone, soprattutto quello che interessa Battipaglia e Capri, e l'altro ha già giocato tutto, sì, esatto. E poi vi aggiorneremo anche sulla Serie A1, 66 Lucca, 63 Venezia. Gli altri risultati: Costa Masnada sta vincendo 25-17 contro Campobasso e Empoli avanti di 1 contro Bologna, 13-6. Ragusa sta vincendo a Broni 16-4, 13-12 era Empoli-Bologna, 16-4 Ragusa contro Broni. Moncalieri sta perdendo di un punto contro Schio e sesto San Giovanni sta vincendo contro Faenza 14-9. Poi a fine primo tempo vi proveremo ad aggiornare soprattutto sul girone sud, quello, ripeto, che interessa Battipaglia e Capri. Abbiamo già la novità, quindi Savona ha battuto Patti in trasferta con il punteggio di 62-60. Firenze sta vincendo di poco contro Civitanova 31-6. Il punteggio è, si riparte con Capri in attacco con Maggi, la palla nelle mani di Bovenzi, lo scarico lungo per Rios, ancora per Manfre, Bovenzi, la tripla sbagliata, il rimbalzo è preda di Maristella De Feo e di Maggi, sarà però possesso alternato che premia Battipaglia. Già che si riesce a lottare contro Dacic sotto i canestri, sotto le planche. Ripeto, l'abbiamo già visto. Umbertide, Figherano, 28-14. Umbertide sta battendo Figherano di 14 punti, 14-28. Questa è una sorpresa, perché Figherano... Figherano ha tante assenze e a casa sua Umbertide è sempre stata una brutta bestia. Noi ce la ricordiamo anche in A1, perché parecchie volte abbiamo giocato qui a... contro Umberto è stato sempre una gatta da pelare. Susca per Potolicchio che attacca e c'è ancora blocco in movimento di Gioma Gionna, secondo fallo per lei. Ragazzi, si Vigarano la prossima avversaria e sabato ci sarà Vigarano Battipaglia. Lorenzi serve prima Riosco, Maggi, Dacic, ancora per Rios, la tripla sbagliata, Gioma Gionna recupera il rimbalzo, Battipaglia deve rimanere a contatto con
Capri perché Battivaglia già ha ruotato, intanto la tripla di Milani sbagliata, già ha ruotato le giocatrici, mentre Capri ancora no, quindi sono circa 12 minuti che le giocatrici di Capri sono le stesse in campo, meno 7 il canestro di Popolicchio. Battivaglia deve giocare per forza pressando e correndo, e qui Susca si addormenta un attimo, ma Rios non riesce a capitalizzare il meraviglioso assist della Dacic. Ma anche capito Dacic. Sì, sì. Perché il problema è che per lei è normale tutto, per le altre è un po' meno. Non è il caso di Rios che la conosce bene. Primo cambio per Capri, esce Polenzi, entra la Porcu. Boccia Palmo ci ha ascoltato e qui un altro assist meraviglioso di Dacic. I dubbi, chiamiamola così. Meraviglioso. Podolicchio si deve fermare, arresto il tiro. 2 punti, 22 a 15. Adesso anche Battivaglia sta iniziando a far canestro con regolarità. È entrata intanto anche Chiafferino per Battivaglia. E qui il fisico più grande di Manfre permette alla numero 17 di Capri di avvicinarsi al canestro contro Chiafferino e di appoggiarla nel canestro di Battipaglia. Milani si deve fermare, la tripla di Chiafferino porta il rimbalzo della Porcu, anzi no, è di Manfre, adesso prende la palla Porcu, che serve Rios, nuovamente Manfre, Porcu che si è mossa da questo, non è Porcu ma è la numero 9. Coccolato, chiediamo scusa ai nostri amici di Capri, non ce ne eravamo accorti nell'ingresso di Coccolato. Podolicchio realizza il meno 7, 24 a 17, 7 punti al termine dell'intervallo lungo. Ancora Podolicchio, 6 punti consecutivi del campionato di Battipaglia. Capri prova a scappare, Battipaglia riesce a rintuzzare, ancora Manfre, carico sotto per Dacic, che si trova la palla praticamente sotto i piedi. E qui sì, ma secondo me è stata, scelta sbagliata proprio dal giocatore di Podolicchio, perché sta Battipaglia stava andando in contropiede, time out per Aspaldo. Battipaglia stava andando in contropiede 4 contro 1. Podolicchio all'improvviso si prende per tirare da 3, poi decide di scaricare su De Feo che arrivava in corsa ma aveva la giocatrice, l'ha boccolato davanti a lei, che gli fa perdere palla. Beh, lì sono le scelte del secondo, nel nanosecondo che creano poi i sovrannumeri con gli avvocati, in questo caso è una cosa. È giusto, chiamiamola con il proprio nome. 4 contro 1 non c'è altre possibilità di essere definito. Infatti, noi a volte, l'anno scorso, negli anni passati, in A1, poi nei campionati vari di Serie B, non diciamo mai forse quello che pensiamo realmente. Intanto il presidente si è alzato, anche se ogni tanto incita ogni tanto. Il presidente Rossini vive le partite a modo suo, ma è uno spettacolo vederlo sugli spalti. C'ha ragione a dire la sua. Erano 2 punti importanti, portavano 2-3. Esatto, si rientrava non solo sotto la doppia cifra, che era, perché adesso siamo sotto la doppia cifra, sono 5 punti, però è meno un punto, meno 3, un punto, meno 5, ma alla persa, se 50 alla fine. Vediamo un po'. Rimessa, Maggi, cercato da Podolicchio. Si chiude la difesa di Battipaglia, poi arriva Dacic, lo scarico per la numero 7 Porco, poi recupera Battipaglia un'altra palla con Maristella De Feo che serve il Podolicchio, qui forse poteva prestarsi e tirare da 3, la palla per Jessica Milani dopo l'extra pass di Chiafferino, il tiro sbagliato, il rimbalzo non è della Dacic ma è della Coccolato, la Dacic la tocca solamente
E ancora una palla recuperata quasi da Battipaglia con Jessica Milano. Questo è quello che il pubblico di Battipaglia vuol vedere, una Battipaglia grintosa che in campo ci prova per giocare a vincere. Certo, qualche sbavatura nell'attacco di Capri perché continuano a girarsi la palla quando forse qualche volta è meglio. Concordo con te, caro Pietro. E Bovenzi a portar palla, non è uscita Maggi. Rios in campo e ancora una palla recuperata da Maristella De Feo. Battipaglia adesso sta difendendo alla grande qui. La paura del top. Esatto. Chiapperino dà il braccino corto, si è trovata la Dacic davanti. Ha preferito creare l'assist ma stava per perdere palla. Ci pensa De Feo da tre a sbagliare, però la palla finisce nelle mani di Bovenzi. Fallo di Susca. Primo fallo per Stefania Susca. A volte sembra, io capisco anche Giovanna Chiapperino, la risposta lei da uno ha giocato qualche scampolo di partita. Intanto la Dacic realizza con un tocco da palla, da palleggiatrice di pallavolo di Rios, il 26esimo punto per Capri. Stavo dicendo Chiapperino l'anno scorso ha fatto qualche scampo di minuto in A1, però trovarsi la Dacic davanti l'ha bloccata di brutto. Milani attacca, si ferma, si gira sul piano due volte, perde palla, attaccata da Manfri. Perde palla per 24 secondi. Diciamo che Battipaglia perde palla perché Capri ha difeso bene. Risulterà nelle statistiche una palla persa da Jessica Milani, speriamo di no. Sì, purtroppo a qualcuno va. Ce la prendiamo noi. Se ce la danno, noi siamo prendiamo. Dopo vado al tavolo e gli vado a dire. Ah beh, questo è facile. Di mettere a noi la palla persa. Maggi, il blocco di Dacic, la palla a Bovenzi, poi Dacic. Basta alzargli la palla, lei mette la mano, nuovamente più 9, Capri, 4.35 alla fine del primo tempo. Diciamo che Capri ha respinto il primo attacco di Battipaglia, poi si vedrà. La tripla di Milani, meno 6, meno 6, meno 6, meno 6. Ci pensa un attimo, e qui questo 1-2 bellissimo tra Rios e Dacic, forse qui ce la fanno su Rios. Seca è ritornata in campo, attacca la Dacic. Susca contro Bovenzi, si trova alla 17 nel mismatch, però non riesce ad approfittarne. Ancora lo scambio tra Bovenzi, c'è il fallaccio di Podolecchio e infatti c'è l'antisportivo per violento questo fallo per Podolecchio. Sicuramente non voleva far male alla giocatrice, però il fallo antisportivo c'è tutto. Podolecchio con la sua esperienza dice: se lo devo fare io lo faccio sentire. È giusto, anche perché Bovenzi comunque è una 2004, quindi ci mette esperienza. Vediamo se la scelta ripaga. No, per il momento no, anche perché Bovenzi è una mano morbidissima. 2 su 2 e palla ancora a Capri. Adesso si vede se paga o non paga, perché se ti paga destro ha preso l'uomo. Vediamo, infatti adesso vediamo se Podolecchio può essere fortunato. Dacic non guarda il canestro, attacca Manfredi contro Seca, lo scarico per Porco, il tiro è corto, si lotta, ne esce vincitrice Seca, no, ne esce vincitrice comunque Battipaglia, non era la Porco ma era la Martinez, ex di Battipaglia, come Mari Panteva che ancora non è entrata in campo, è ancora in panchina. Mari Panteva, ogni tanto la regia ci viene a dire delle comunicazioni importantissime. Attacca Podolecchio, lo scarico per Susca, può tirare da 3 la 17, il tiro è corto, che va sul primo ferro, poi salta sopra il tabellone, sarà rimessa per Capri, 8 per il
25 al termine del primo tempo. Lorenzi serve Manfè che si mette sempre lì e sempre fantastico. Più 10 nuovamente per la Blue Lizard Capri. Milani, Susca, Milani. Arriva Potolicchio, esce a Riccio, il numero 9 di Battipaglia. Ancora per Milani che tira la tripla, seconda tripla consecutiva per Milani, sesto punto per lei. Ed è i primi punti importanti in A2 per la giovane giocatrice ex Geas. E ancora Manfri che si mette lì nella sua posizione. Nessuno gli va sopra, vedi dire, che problema c'è. Se non mi ammazzare me, io dico comunque. Quindi Potolicchio per Stefania Susca. Torna Potolicchio, attacca, ferma, 7 secondi, chiude l'azione, Susca che aspetta l'arrivo della Dacic, la supera in velocità come abbiamo detto dall'inizio della partita, appoggia i primi due punti della sua partita a canestro Stefania Susca, 2 minuti adesso al termine, Seca si avvicina a Manfred per non farla tirare, la palla arriva a Dacic per Martinez che attacca il canestro, attacca la linea di fondo, la stoppata di Sara Seca che con l'aiuto di Stefania Susca riesce. Che brutta palla di Stefania Susca, bravissima Potolicchio, chiedo scusa, la palla brutta di Sara Seca, sbaglia Potolicchio, rimbalzo di Seca che sbaglia un calcio di rigore, Capri ringrazia e va in attacco con Bovenzi, la finta su Milani, però è sfortunata la Bovenzi, la palla di Chiapperino, possesso alternato, qui Chiapperino si addormenta dopo aver preso il pallone, non lo gioca subito su Stefania Susca e Battipaglia deve difendere, tornano in campo Emma Coffau e Maristella De Feo per appunto Susca e Milani. Intanto Venezia ha pareggiato a 15 secondi dalla fine dell'incontro, 80 pari a Lucca. La Dacic si gira, cortissimo il tiro, la palla finisce nelle mani di Seca, la Dacic chiedeva fallo, corre Battipaglia, Potolicchio si gira sul perno, il perno gli dice ancora di no, corre Martinez, corre e sbaglia, la palla nelle mani di Emma Coffau che subisce il fallo di Bovenzi, se non sbaglio, mentre Battipaglia è in bonus per Capri, è il primo fallo in assoluto, il secondo di Bovenzi, il primo fallo in assoluto nel quarto, se non erro. Non abbiamo tutti lontano che devo fare. Esatto. Io voglio ringraziare in diretta Tito Parodi che l'ha detto stampa di Savona che su richiesta mi manda subito l'intervista dell'allenatore. Ah ecco, quindi siamo a posto. Seca è nel tentativo di extra pass, Seca si addormenta e Seca finisce il 24, c'è ancora da giocare. 37-8, ma Seca per il momento è quella che non è entrata in campo. Battipaglia magari non fosse entrato in campo. Se Battipaglia in questo caso sì, però Battipaglia appunto stavo dicendo, Battipaglia ha bisogno dei punti di Sara Seca. Io penso che tutte e due le squadre hanno bisogno di tutte e anche delle panchine, soprattutto Battipaglia. Devo dire che Capri sta usando poco la panchina, per il momento solo 3 giocatrici in campo. Battipaglia le ha quasi notate tutte, solo Santoli se non sbaglio non è entrata ancora, la Dacic corto, la palla nelle mani di Sara Seca che quando corre fa il meglio di sé, la tripla sbagliata, 13 al termine, ma è Capri che giocherà l'ultima palla. Qui passa la scelta, secondo me da ignorante in materia, cioè il canestro è fallo subito dalla Dacic, due liberi, un libero più due punti, se realizzerà questo canestro Capri ritorna a fine primo tempo più 10 con 2 secondi e 5 rimasti a Battipaglia per giocare. Prima c'è stato l'errore di Dacic che libera la compagna sotto canestro, esatto, la palla gliel'ha data, ha sbagliato,
e ha rischiato. E secondo me un altro contropiede sbagliato da Battipaglia, da ignorante in materia, perché erano 3 contro 1, realizza 3 contro 1, Seca si è fermata, l'ha data a Podolicchio che in quel momento poteva solo tirare da 3. Finisce il primo tempo, la Blue Lizard Capri è avanti 37 a 27 sulla Meps Civova Battipaglia. 10 minuti e torniamo con voi. Con i 5 di Stefania Sussa, di Stefania Sussa e di Sara Seca. Riprendiamo dal Palazzari con i quintetti Battipaglia con Seca, con Pau, Potoricchio, Gioma, John e Montiani, Capri con Rios, Povenzi, Boccolato, Manfre e Dacic. Seca attacca la linea di fondo, il reverse, Sara si è iscritta alla partita. 2 punti per Sara Seca, 3-7 Capri, 2-9 Battipaglia. Battipaglia che adesso si mette in zona. Rios, palla nell'angolo per Manfre, sbaglia stavolta Manfre, palla finisce nelle mani di Dacic. Ancora per Povenzi, Rios, ragione sua, attaccato da Colpau. Palla nelle mani di Povenzi, ma qui si trova incredibilmente libera. 2 passaggi in più, la palla sotto la sicurezza. Questo. Colpau. Sfrutta i 2 blocchi. La palla poi per Potolicchio. Ancora il blocco di Sara Seca. Si ferma la palla fuori per Colpau. Sotto per Seca. Poi ancora per Montiani. La tripla sbagliata, Dacic alza solo la mano, la prende lei, 10° rimbalzo difensivo per l'italiana, ormai da tantissimi anni, la napoletana, è giusto, la napoletana Dacic, qui ha chiesto troppo Rios a Dacic, adesso Seca deve correre perché proprio Dacic non è rientrata. Risponde Potolicchio, 15 punti Dacic, 15 punti Potolicchio, sono loro che si giocano l'MVP dell'incontro. Intanto Venezia ha vinto a supplementare 93-87 contro Lucca, facciamo i complimenti a Lucca perché Venezia ha messo in difficoltà le campionesse d'Italia e qui Boccolato realizza. Tiro sbagliato di Battipaglia, ancora il rimbalzo per la Dacic. Battipaglia è sempre in zona. Palla arriva nelle mani di Rios, ancora Dacic sotto per Rios. Si sono scambiati i ruoli. Quello importante è che nel basket si faccia canestro. 4-3-3-1 per Capri. 4 passaggi. Colpau, il tiro di Colpau, forse ce la fa, lo fa su Colpau, Rios l'ha toccata leggermente ma non è dello stesso avvito la signora Bernardo, mentre qui Povenzi fa capire perché non è la Dacic nel Capri. Esce Dacic. Diciamo che Battipaglia a questo passo ha vinto anche perché Dacic ha subito un leggero infortunio, quindi però quello è precampionato, io sono convinto che squadre esperte. Ma alla fine come Capri è precampionato, sì. Ma alla fine sì, Capri non è la sua. Esatto. La tripla di Seca completamente sbagliata, Seca è proprio fuori dalla partita. Rios, la palla arriva sotto a Mary Pantera, altra ex, e la tripla ancora della giovanissima Povenzi. Recupera palla Rios,
Battipaglia ha fatto un'altra ingenuità, ancora Panteva. Time out Battipaglia. Ci voleva perché ha dato il via libera. Guardiamo il punteggio in amen. 50 Capri, 31 Battipaglia. Soprattutto con Dacic in panchina che sta riposando. Quindi... questa non è una bella notizia. E così è, vabbè, comunque. Tanto da lavorare per tutte e due le formazioni, boccata d'ossigeno se finisse così con la vittoria di Capri, tutto da rivedere, da fare. Beh, certo. Per tutti, perché comunque siamo alla prima giornata e poi dopo, ho detto all'inizio, Capri può sfruttare l'eventuale doppio turno interno, tenendo però presente che becca subito San Giovanni Valdarno, che non è proprio il cliente più facile, esatto, di questa canzone. Esatto. Aprire con una vittoria logicamente è importante. Vale per tutti. Mettere in tasca due punti a eventuale compensazione di quelli da lasciare è ancora meglio. Anche perché poi dopo becca Savona, quindi mi sembra, esatto, che non è tenera. Esatto, che non è tenera. Io ti do un risultato della Serie A1 maschile. L'Olimpia Milano vince il derby con Varese 82-79. Ah. Quindi anche quello che ti sembra un risultato scontato, anche nella maschile devi sempre conquistarle sul campo le vittorie. Certo. A perdere non c'è stato nessuno. Soprattutto nei derby poi. La tripla di Maristella De Feor realizzata. Rios. Serve. Boccalato. Ancora per Manfredi, cambia zona e cambia infatti il risultato. Quella non è la zona sua. No. Però sarà rimessa in attacco per la Blue Lizard Cup. Angolo basso, destra e sinistra. È attivato dalla linea dei tiri liberi. Non va. Proprio Manfredi gioca sotto con Rios, che si trova davanti la più piccola Potolicchio. Il rimbalzo di Chiacchierino, che stava per commettere un altro piccolo errore. Milani attacca Bovenzi, chiude la difesa di Capri, poi Potolicchio arriva fino in fondo, sbaglia il rimbalzo e Di John che subisce il fallo da parte forse di Boccalato, se non sbaglio. Esatto. Cambi le file di Battipaglia. Intanto è il primo fallo di Boccalato, dovrebbe entrare in campo Stefania Susca. Ci sono però liberi per John, forse sarà il cambio. Sarà il cambio, esatto. Forse. John che sbaglia, forse sì. Forse non entrerà ancora. Allora, 0 su 2 per John. 5 minuti adesso del terzo quarto alla termine. Boccalato, gran palla per Manfredi che commette infrazione di 3 secondi in area, ma no, secondo me l'infrazione era di Pante, ma non di Manfredi che veniva dall'esterno, ha perso solo palla, ancora quella non è la zona sua. La zona sua. Io metti 3 secondi con gente sola, non li capisco. Poi è il classico fuorigioco del mondo del calcio. Sì, vabbè, ma manco lì si erano più tutti. Esatto. Qui invece. Ci pensa un attimino Maristella De Feo, la palla sotto per Chiapperino, lo scarico per Stefania Susca che è entrata al posto di John. Extra pass per Jessica Milani, sbagliato il rimbalzo è di Boccalato, poi Jessica Milani riesce a recuperare palla e Chiapperino realizza i primi due punti anche lei. Meno 14 per l'Omepas Givova Battipaglia, c'è fallo di Milani. Trattenuta su Bovenzi, è il primo fallo, ritorna in campo intanto la napoletana Dacic, esce Manfred, intanto la signora Servillo è andata da coach Falvo a dire la prossima ti chiamo fallo tecnico. Se ha detto qualcosa ha detto in silenzio come il suo sonno, esatto, sì. Perché non si è attesa assolutamente nulla. Poi ah,
anche perché è molto tranquillo. Coach Faber ritornato in campo nel frattempo con la Dacic e anche la Maggi. 4-20. Comenzi, riceve palla attaccata da Jessica Milani, la supera ma c'è il fallo ancora di Jessica Milani, dovrebbe essere a questo punto il secondo fallo per la milanese. Milani. È come Salerno Battipaglia. Ancora poco calato Dacic, forse la palla non era per Dacic, che corre Dacic e solo la sua presenza spaventa De Feo, non ha fatto nulla. Si chiamava la volta posizione di punto. Il blocco della Dacic permette a Bovenzi di penetrare, non si capiscono Susca e Milani, due punti facili per Bovenzi. 3-6-5-2, 3-39 al termine del terzo periodo. Cotolicchio, anche lei si ferma. Chiapperino arresta il tiro dopo la penetrazione sbagliata. Susca vince il rimbalzo, poi Milani regala la palla a Bovenzi, che il dribbling ne supera ben tre e appoggia al tabellone, aumenta. Allora, è la prima volta che la vedo, mi sembra che ha superato l'esame. Esatto. Se io posso essere il professore. Diciamo che i professori li facciamo fare ad altri, noi ci divertiamo a raccontare basket, a narrare la partita. La tripla di Potolicchio che arriva a 18 punti, si sta avvicinando al ventello. Raffaella Potolicchio, che di campionati di A2 ne ha giocati tantissimi. Il press lo vedo tranquillo. Sì, tranquillo. Perché il tranquillo penso l'ha segnato. Che non reagisce. Ma io ti dico la sincera verità, il press non lo vedo seduto. Quindi vedo il mio sponsor Nunzio e poi il press ha lasciato la poltroncina. La palla arriva a Maggi, attaccata da Feoli, che è entrata al posto di Milani. Scadono i 24, però Feoli si fa sorprendere da Maggi. Il fallo di Roberta Feoli su Maggi, saranno due liberi per la squadra di coach Falbo. L'area proposta comunque è una signora squadra, diciamo la signora metà, sarà sicuramente tra le protagoniste di questo campionato. Renderà il filo da doccia a tanti. A parecchio. Protagonista ancora è presto per dire. Outsider, l'obiettivo sarà sicuramente provare ad entrare nei playoff. 2:30 alla fine, spero che l'obiettivo sia arrivare a noi. La palla a Potolicchio, lo scarico per Susca che non tira da tre, prova a superare ancora una volta sul perno, fuori per Potolicchio che cercava con la tripla di andare a 21 punti, si ferma ancora Bovenzi per tocca l'altro scatto, c'è infrazione di passi. Guarda, ne stavo parlando bene adesso, commette infrazione di passi, la legge del telecronista che non sta mai zitto. E lei ha bisogno di giocare, ha giocato sì, abbastanza a parte, deve riprendersi adesso. Io la conosco da quando era piccolissima, quindi va bene così. Anche purtroppo le conosco quasi tutte. Esatto. Potolicchio si ferma, sta per perdere palla, lo scarico per Susca, 5 secondi per chiudere l'azione. Arresto il tiro della 17, che con un po' di fortuna trova il 41esimo punto per Battipaglia, meno 15 sul tabellone. 1:30 al termine del terzo periodo. Potolicchio nel tentativo di anticipare Boccalato, poi la palla arriva a Panteva, sbagliato, ci mette le mani Maggi e prende la palla, ancora per Boccalato, che stava per portare via, Panteva arriva fino in fondo, e qui anche qui un'altra ex di Battipaglia,
che ci tiene a far bella figura. La Italia, proprio le sue annate storiche che a livello giovanile di studi, è chiaro che c'è una 30-40 in giro. Quindi... tra Serie 1 e Serie 2, viva, viva di Stella del Pre. Cacchia, la fortuna dell'oculato così. Esatto, sì. Negli anni a... parametro qui, parametro lì. La palla sotto ancora per Panteva contro Chiafferino, si gira sul perno e qui fa una giocata, però è sfortunata la numero 8 di Capri, recupera la palla Susca, 25 secondi per chiudere l'azione, forse ce la fanno, un po' di confusione. Boccalato realizza il 60° punto. Egoisticamente non lo fa. Feoli, l'ultima azione sarà di battipaglia. Susca ancora Feoli, il tiro cortissimo. E finisce così il terzo quarto. 60 più Lillard Capri, 44 Omeps Givova battipaglia. 16 punti da difendere in 10 minuti. E sicuramente rimetterò la bacia circa. Vediamo. Anche perché senza la Dacic Capri comunque sta giocando bene, sta difendendo corre forte, un po' di più. Corre un po' di più, quindi riesce a tenere a bada le sorti. Quando di arriva a 10 qua ci fa buona, aspettiamo le statistiche che ci arrivano, così possiamo essere più precisi in tutto, anche se li guardiamo direttamente anche dal computer. Il cartaceo a me piace più, il cartaceo anche computer. A me, ma poi se non c'è... No, sta arrivando. Purtroppo noi siamo sopra, le statistiche sono sotto. San Martino sta battendo Sassari 15-4 in Serie 1. Ricordiamo sempre i risultati che stiamo dando adesso solo della Serie 1. La Serie 2 del girone sud c'è poco, Firenze è 47-31, però 63 Umberto e 38 di Galano, grazie Maria Rosaria, eccole qua, guardiamo 18 punti di Popolicchio per battipaglia, la Dacic è ferma a 15, anche perché 15 e 14 rimbalzi, 14 rimbalzi, sì, Movenzi 12. Da chi non ti aspetti arrivano i rimbalzi, perché Dovenzi non è che sia la più alta in assoluto. È la più sveglia. È la più sveglia, diciamo, in questo momento. I punti da palle perse, battipaglia ne ha fatte 13, Capri 8. I punti in aria, forse qui la vera differenza, battipaglia 18, Capri 36. I punti da secondi tiri, Capri 10, battipaglia 2, i punti in contropiede, Capri 19, battipaglia 7, i punti dalla panchina, battipaglia 20, Capri 8, quindi la panchina di battipaglia è ancora differenza, intanto Maggi si inventa un canestro spettacolare. I numeri che hai dato a me fa male, Capri con questa è un po' la storia di questa partita. Intanto Battipaglia perde nuovamente palla, il quintetto Battipaglia in campo con Feori, Chiafferino, De Feo, Seca e Susca, Capri in campo con Bovenzi, Boccalato, Maggi, Panteva e Manfredi. Decide di rimettere in campo Manfredi, coach Falbo. E qui ancora Battipaglia che si addormenta. Maggi attacca le spalle facendo il giro. Ma dovrebbero veloce dietro De Feo, che non si accorge dell'arrivo della numero 11 di Capri. Altri due punti al referto per la numero 11. E siamo a 20 di vantaggio. Siamo esatto. Più 20 a 8,55 dal termine. Qui ancora Seca sbaglia, però la più lesta è Stefania Susca, che realizza
altri due punti per lei. Con questi due punti Stefania Succa si avvicina a 8, quindi è quasi vicina alla doppia cifra. Boccalato a qui sbaglia, Maggi stava per recuperare l'ennesima palla alle spalle di De Feo, che non riesce proprio a tenerla. Sarà rimessa in attacco per Cane. Diciamo che 8 e 30 sono i minuti che mancano alla fine della partita, se no qualcuno pensa che c'è il tempo. Ci stiamo avvicinando, passi intanto di noi, no, anche perché noi agli amici della pagina della Polisportiva Battimese diciamo non andate via, perché alle 20 e 30 c'è la sfida della Coppa Campania tra la Polisportiva Battipagliese e il Matese per accedere ai gironi della Coppa Campania. Feoli, parliamo di maschile. Ancora Feoli, blocco di Susca, la tripla della 7 è sbagliato, il rimbalzo è di Pantela, poi Dovenzi fa correre un po' calato, lo scarico per Dovenzi, si ferma tutta Battipaglia, Dovenzi sbaglia, al rimbalzo però si va Mari Pantela, ancora Dovenzi, Manfri predica la calma, ma Bovenzi gli piace correre. È ancora Boccalato e quando si hanno 4-5 tiri a disposizione, prima o poi di solito il canestro lo fa, invece Maggi commette fallo su Sega. E sì che non è di primo piano Maggi, quindi... Infatti Maggi sta parlando con la... signora Lucia Bernardo, ma Lucia problema è che doveva ridarla fuori per rigiocarla. Battipaglia prova ad accorciare il gap che c'è in questo momento tra le due compagini. Seca per Potolicchio, esce, si allontana, il tiro, il canestro. Dovrebbe essere due punti, Ventello per Raffaella Potolicchio. Potolicchio tenta di anticipo su Maggi, però Maggi porta via, appoggia la palla. C'è palla per Battipaglia, perché la Manfrè si palleggia sui piedi, anche se la Manfrè sta dicendo di aver subito palla. Change! Rientra lei, esce un'ottima Mari Pantela, ritorna, esce anche un'ottima Boccalato. Rientrano in campo le due esperte, o le chiamiamo in un altro modo, gruppo. Dacic e Rios per chiudere questi ultimi 7 minuti. La cattiveria è chiamata under 40. Esatto. Ma io stavo dicendo, l'ho chiamata esperto perché stavo dicendo le due anziane, però giustamente è brutto anche dire, usare questa parola, diciamo le due più esperte in assoluto, che poi sono due signore giocatrici che per l'età che hanno danno ancora da far vedere a queste giovani ragazze che cos'è la palla a canestro. Ma oltre a farlo vedere tecnicamente, glielo fanno vedere tutti i giorni in palestra con la l'assiduità e la voglia di allenarsi. E tante volte nelle 2000 manca. Esatto. Bisogna prendere esempio da queste due super giocatrici. Susca! Serve Feoli. Troppo lungo, perde palla ancora, Battipaglia. Se 4-4-8, 6-18 la fine. Diciamo, risultato quasi acquisito per Capri. Vabbè, ancora è lungo, perché sappiamo
il blackout sulla urna del giorno. Nel basket soprattutto. Però diciamo... ha messo una buona... ipoteca. Ha messo una buona ipoteca sul... i due punti i finali. Due punti poi finali. Come arrivano, se arrivano. Ieri, per esempio, ho visto Nico Basket che ha perso di 15, ma tutto sommato era sotto di 3. Quindi uno legge il finale, diceva... 66-48, intanto la previa realizza i due liberi. Il fallo era di Sara Seca. Susca se la chiamano, 26, il blocco di Gioma. Esce a ricevere Roberta Feoli, ancora il blocco di Stefania Susca. Per Gioma John, 9 secondi per chiudere l'azione. Seca attacca, arriva fino in fondo. Quarto punto per Sara Seca. Diciamo che abbatti paglia. Mancano i punti di Sara Seca. Oggi si è dimenticata di scendere in campo. E c'è il fallo ancora di Sara Seca. Tutte pensierose. Vabbè, le terzo fallo di Sara Seca. A parte lo giocare, che nonostante... Sì, vuol dire che sono concentrate sulla partita. Coach Falbo. Coach Falbo. Dato il suo imprinting qui alla squadra. La palla nelle mani di Dacic. 17° punto. Si avvicina anche lei al ventello. Se rimane in campo li fa. Sì, sì, sì. Potolicchio, vediamo se risponde, lo scarico per Seca, ancora una penetrazione, ancora però stavolta è un errore. Corre in contropiede e Mantre si trova nella sua dolce posizione. E fa più 20. Più 20 per l'Isolane. L'Isolane del resto. Questo centro hub che occupa da 2 anni questa palestra di Cagli è ormai quasi una vergogna. Esatto. La tripla di Sara Seca allo scadere, sbagliato il rimbalzo di Gioma John, offre un'altra opportunità a Roberta Feoli. Stiamo notando, anzi ormai da un bel po' di tempo, che non è entrata più in campo a Mato. Di pace in accordo con Maslavinos, esce intanto Potolicchio. Stavo dicendo coach di pace in vedete perché è successo, è stata espulsa Raffaella Potolicchio. Sembrava strano il cambio. Infatti dovrebbe essere il secondo antisportivo che ha portato all'espulsione. Che ne dica il pubblico, che ovviamente la regola non lo sa. Vabbè, il pubblico si lamenterà sempre degli arbitri. Va bene, però urla la lascia perdere, se senti del particolare. Ma ci siamo distratti anche noi perché non abbiamo visto il fallo antisportivo. E sembrava strano. Esatto. Assistito di Dacic per... la stavo chiamando Doncic. Assist di Dacic per Rios. Si sono scambiati per una volta la tripla di Feoli. Adesso Battipaglia... un rimbalzo ne ha stese 3. Adesso Battipaglia non deve farsi prendere dalla frenesia di... se no ne prende 3. Dover risolvere la partita a posto ognuno per conto proprio. Sbaglia Bovenzi, c'è il fallo subito da Sara Seca, entrata in campo, quindi fa l'esordio in questo campionato. Federica Chiovato. Esce tra gli applausi Bovenzi, ritorna in campo la Porcu. Esce anche Roberta Feoli e ritorna in campo Jessica Milano. Tanto un bel successone per questa diretta Facebook. Sì.
siamo arrivati. No, non. Questo lo ignoro, come diceva un noto attore italiano, alias Vittorio Gassman. Milani attacca, alza la parabola ed è sfortunata. La Dancic, stava per la Dacic, adesso la chiamerò per sempre Dancic. La Dacic sta per perdere. Da. Va bene anche da. Rios Martinez Porcu che cerca la Rios, però è troppo lungo il pallone. Adesso Battipaglia cambia un po' e da fa entrare per l'esordio Sara Santoli. Quindi Battipaglia con Santoli in campo ha fatto giocare tutte e 12 le giocatrici al referto, che non è poco. È una squadra molto giovane. Prima averne 12. La tripla dal nulla di Montiani che sbaglia. 2:28 per scrivere la parola fine a questa prima giornata per Battipaglia e Capri, con Capri che vince di 24. A questo punto possiamo dire ai nel ghiaccio i due punti. Quindi Capri espugna il Palazzolo e qui si addormenta ancora la difesa di Battipaglia. Con la Porcu che sbaglia il canestro da sotto, Seca l'allontana, serve Montiani, arriva ancora Sara Seca, sempre sul perimetro, il blocco di Santoli, decide di attaccare e il fallo, vediamo di chi, di Manfred su Sara Seca. Su due, la palla poi finisce nelle mani di Dacic che serve Porcu, corre, servita poi Rios, esce e riceve Giovanna Martinez, aspetta il blocco di Dacic, lo scarico per Manfred, grande assist a Dacic, 20 anche per lei. Se ne sono accorti anche in picchi. Che con Potolicchio fuori può diventare la migliore realizzatrice dell'incontro, poi qui decide di fermarsi, va, dice vai tu che io mi riposo un attimino, poi sta arrivando logicamente Martinez, attacca Montiani, si gira sul perno, si deve fermare il tiro di Martinez, qui doveva scaricare fuori a Dacic che stava aspettando la palla, Martinez decide di ignorarla e si sta è libero di Giovanna Martinez anche fuori a Vicenza così. Quindi si scorda delle compagne. La conosciamo, sta per uscire Dacic, quindi le due MVP dell'incontro, Dacic e Potolicchio con 20 punti a testa. Milani riceve da Federica Chiovato, la palla supera la metà campo, la 12 di Battipaglia, poi supera la Porcu, si deve fermare, attacca nuovamente la linea di fondo, canestro e fallo, e per Jessica Milani che sono i primi due punti di questo secondo tempo, dovrebbero essere 8 punti, potrebbe arrivare a 9 con questo, quindi anche lei vicino alla doppia cifra, anzi vicina alla doppia cifra. Nono punto per lei, anche se noi non abbiamo le statistiche in diretta perché il computer è un po' lontano da noi, diciamo la verità. Porco supera la metà campo del tempo. Rios la finta su Chiovato, lo scarico fuori per Manfred che sbaglia, quella non è proprio la posizione di Manfred, c'è il fallo, non so di chi, forse di Martinez su Jessica Milani, saranno tiri liberi per Battipaglia, anzi no, è su Sara Seca. Dovrebbe arrivare a 8 punti se realizza queste due
questi due tiri liberi, riportando Battipaglia. Se mi permetti, farei cominciare i saluti, io dobbiamo scendere dopo le interviste, quindi cerchiamo di riguadagnare la strada dei cazzi. Vabbè, anche perché sei fuori dal weekend, sei in giro per i palazzetti. Ho ripreso meglio dell'anno scorso, queste 50 dirette che stanno la giornata 2. Quindi siamo a posto così. Siamo già a posto. Tante belle cose, soprattutto la novità di quest'anno, il pubblico. 125 persone qui a Palazzoli. Io ho fatto 2 anni con tanti e sedie. Esatto. È stato bello rivedere il pubblico vicino a me ieri, è bello rivederlo qua, sarà bello continuare così. Serve soprattutto alle ragazze e al movimento. Poi. E sì, speriamo che soprattutto qua a Battipaglia riusciamo ad avere la capienza esatta, perché in tutta Italia si può, da lunedì sarà il 60%, a Battipaglia non si capisce perché non vogliono far entrare il 60% delle persone. Questo è qui la tripla di Martinez, dal nulla, forse si colgano la volontà. Andiamo al finale, la Blizzard di Battipaglia a fare la Blizzard Capri. Batte l'Omertos e Girona Battipaglia con il punteggio di 79-56. Appuntamento alla prossima, Battipaglia va a Vigarano, Capri in casa con la corazzata, San Gianni Mondo. E potremmo saperne di più anche su Capri. Certo, sicuramente. Io ringrazio Pietro Russo. Io ringrazio a te per l'ospitalità e alla prossima. Saremo qua. Saremo qua. È tutto dal Palazzolo di Battipaglia. Allora, lo stai rimettendo lì. Allora Dubbi, buona la prima faticaccia, giusto un filo, sì. No, abbiamo giocato bene, sinceramente abbiamo fatto quasi 3/4 di partita senza neanche provare gli schemi, quindi abbiamo giocato alla fine addirittura qualcosa, il che significa un buon segno, perché comunque le ragazze stiamo giocando in armonia, cercandoci sul campo senza schemi, che è una cosa importantissima. Io per trovare il pelo dell'uovo ho visto qualche volta troppi fronzoli, fai tu e alla fine palla persa. Io sono arrivata neanche 10 giorni fa, le ragazze comunque abbiamo avuto un po' di problemi a livello di gestione del campo e così, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto siamo a un punto veramente che penso che posso solo elogiare le ragazze, possiamo solo che migliorare. A posto, grazie. E poi ti leggeremo. Grazie. Coach, buona la prima, come si dice a teatro. Buona. Le ragazze hanno risposto in maniera positiva, dopo il torneo di Campobasso ci siamo chiusi in palestra, abbiamo lavorato sodo e il risultato si è visto stasera, comunque era un'altra squadra, giocato in maniera più fluida, difesa più attenta, e io credo che ci siano ancora tanti margini di miglioramento. Sembra giusto, siamo alla prima giornata. No, ma poi questa squadra fa parte di un progetto in crescita, quindi il nostro obiettivo quest'anno è quello di restare in A2, magari farlo quanto prima è possibile e poi goderci il campionato. Arrivare nono o arrivare nei playoff? No, facciamo i playoff e poi si vede. Mai dire mai alle possibilità. No, ma soprattutto far crescere tante ragazze giovani che fanno parte del roster. Stasera è esordito una 2006 e tanta roba. Vittoria di Savona, e la vostra vittoria dice che le neopromosse danno filo da torcere a tutti. Perfetto, quindi bisogna lavorare, ok? Vedremo. Grazie. Esordio in casa alle 16 a Pozzuoli, non mi ricordo come si chiama il campo. Palenrico di Pozzuoli, la prima in casa per Capri in A2. Ok, con Valdarno sarà una partita piuttosto tosta, perché è una squadra che... Dicono che sia la migliore del campionato. Infatti, ambisce agli alti livelli, sarà un banco di prova per noi, per una tappa successiva al cammino. Ok, grazie, alla prossima. Giovanna Martinez è tornata sul luogo del delitto, in quel di Battipaglia che ti ha visto fare i primi passi e poi ha girato per l'Italia. Adesso a Capri, soddisfazione per la prima vittoria? Sì, sicuramente sono e siamo soddisfatte, perché era importante vincere la prima, era un derby, però era importante come se fosse una partita qualunque, e quindi sono contenta, sì. Ora l'appetito vi è mangiando e arriva la corazzata Valdarno. Eh
sì, adesso sarà più dura sicuramente sabato, però noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto oggi, giocare insieme e poi se chi è più forte vincerà. La balisse. Grazie.